Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo un post-gara del Gran Premio di Barcellona della MotoGP ed è vittoria di Fabio Quartararo che vince per la terza volta in MotoGP e curiosamente lo fa tutte le tre volte in Spagna. Fabio che si prende tra l'altro la leadership del mondiale. Sfortunato invece Valentino Rossi che per disgrazia è caduto quando stava lottando per la vittoria. Peccato perché oggi Vale davvero volava. Più sfortunato ancora Andrea Dovizioso, che è stato una vittima collaterale di una caduta che l'ha messo KO al primo giro. Disastro ancora per Maverick Viñales, che chiude nono e perde un botto di punti. Maverick che oggi è il peggior nemico di se stesso. Grande Mir e Rins che si sono piazzati in seconda e terza posizione rispettivamente, con Mir che addirittura è secondo nel mondiale a 8 punti di Fabio Quartararo. Vi immaginate un Mir campione del mondo senza nemmeno una vittoria? Beh, sarebbe qualcosa di strano in una stagione che di normale non ha niente. Beh, senz'altro vi propongo ora i risultati. Prima posizione allora per Fabio Quartararo, che ha vinto questa gara utilizzando due gomme soft, anteriore e posteriore. Seconda posizione, Joan Mir, che anche lui ha utilizzato gomma soft anteriore e posteriore come la maggior parte dei piloti. Terza posizione per Alex Rins, che con la spalla che ancora gli fa molto male, ha riuscito a guadagnare un botto di posizioni, mi pare 10 posizioni addirittura abbia guadagnato Rins. Spettacolare quello che ha fatto questo ragazzo, considerando il suo stato di salute. Quarta posizione per Franco Morbidelli, che ha avuto problemi con il degrado delle gomme. Quinta posizione per Miller. Sesta posizione per Pecco Bagnaia. Settima per Taka Nakagami. Ottava per Petrucci. Nona per Maverick Viñales, che è una partenza che è stata disastrosa. Decima posizione per Cal Crutchlow. Undicesima per Brad Binder. Dodicesima per Alexis Espargaró. Tredicesima per Alex Marquez. Quattordicesima posizione per Alex Lecuona, quindicesima per Tito Rabat, sedicesima per Bradley Smith, diciassettesima posizione per Stefan Bradl. Si sono ritirati in questa gara Oliveira con una caduta, Rossi caduta, Pol Espargaró caduta, Sarko caduta e Dovizioso caduta. Per quanto riguarda i risultati, inizio con il campionato piloti ed è prima posizione per Fabio Quartararo con ben 108 punti. Seconda posizione, chi l'avrebbe detto? Joan Mir con ben 100 punti. Terza posizione, Maverick Viñales con 90 punti. Quarta posizione per Andrea Dovizioso con 84, oggi ne ha perso un botto di punti. Quinta posizione per Franco Morbidelli, sesta per Jack Miller, settima per Taka Nakagami, ottava per Alex Rins, nona per Miguel Oliveira. Per quanto riguarda il campionato di squadre, prima posizione per la Yamaha Petronas con 185 punti, seconda posizione per il team Suzuki MotoGP con 160 punti, attenzione alla Suzuki che può vincere il campionato, terza posizione per la Yamaha Factory Racing con 148 punti, quarta posizione per la Ducati, quinta per il Pramac, sesta per la Red Bull KTM, settima per il team LCR di Cecchinello, ottava per Tektra, nona per Avintia, decima per Aprilia e attenzione all'ultima posizione, la Repsol Honda. Chi l'avrebbe mai detto? Per quanto riguarda il campionato di costruttori, Yamaha prima posizione con 163 punti, seconda Ducati con 126, terza posizione per la Suzuki con 113 punti, quarta KTM con 109, quinta Honda con 72 punti, sesta Aprilia con ben 30 punti. Beh, senz'altro ora vi propongo le dichiarazioni. Inizio con Fabio Quartararo. Nel finale la gomma era completamente finita, l'ho distrutta. La qualifica di ieri però è stata pulita e sono riuscito poi a sorpassare Rossi e Morbidelli. Ho sofferto molto non essere sul podio da Jerez. Non è stato facile per la mia testa e a livello psicologico ho sofferto. Ringrazio la mia famiglia e quelli che mi sono stati vicini. Dopo Joan Mir, la gara è stata ottima, è stato veramente un peccato perché Fabio stava calando molto a livello di passo, ero molto più veloce di lui nel finale, ma serviva ancora un giro. Il team ha fatto un gran lavoro, è bellissimo essere in due della Suzuki sul podio. La vittoria è sempre più vicina, dobbiamo continuare a lavorare così.
Dopo Andrea Dovizioso. È un vero peccato, aveva fatto una bella partenza con una bella staccata, ero riuscito a recuperare delle posizioni. L'incidente sono cose che succedono, non ha senso puntare il dito contro qualcuno, quando si è in tanti può capitare, però di certo non ci voleva. Il mondiale, in tanti dicono che questo sia il mio anno, mi fa piacere che la gente pensi questo, ma allo stesso tempo mi lascia indifferente. Bisogna conoscere dettagli di tante situazioni, questo è un anno anomalo e strano tutto. Il punto è che non riesco ad essere veloce quanto vorrei. Per ultimo, Maverick Viñales. Appena ho iniziato a mettere la terza e la quarta, tutte le Ducati attorno a me hanno iniziato a passarmi. Il primo spunto allo spegnimento dei semafori è stato anche abbastanza buono. Io sono partito come a Misano, solo che lì la curva arriva subito. Qui, invece, devi mettere quasi tutte le marce e più salivamo di velocità, più attorno a me ho visto arrivare le moto. Poi, in staccata, mi sono trovato immesso imbottigliato nel gruppo e la gara sostanzialmente è finita lì. Ho passato quasi tutta la gara dietro Cal Crutchlow ed Alexis Spargarò, perché sul diritto è impossibile superare per noi. Beh ragazzi, allora per questo post gara è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo visto, se vi è piaciuto date like, iscrivetevi al canale e ci vediamo tra 2 settimane al Gran Premio di Le Mans, Francia.